Allora sì, sesta stagione in Reyer, si riparte con lo spirito degli altri anni, forse ancora più carichi per la pausa purtroppo dovuta ad altri problemi, quindi l'anno scorso stavamo finendo bene, purtroppo poi è stato interrotto come ben sappiamo il campionato, però ripartiamo con lo stesso entusiasmo e dicevo ancora credo di più perché c'è tanta voglia di riniziare per tutti, tanta voglia di stare insieme. Non vediamo veramente l'ora di calcare il parquet, ma anche i campi da calcio per iniziare la preparazione atletica. Allora, il nostro desiderio di vittoria, secondo me, proviene dal desiderio di stare insieme, perché veramente qua inizierò il sesto anno, ma sono stati 5 anni dove ogni anno, senza togliere a nessuno, veramente sono stati ogni anno sempre un gruppo migliore. Con veramente dei compagni fantastici, oltre che dei giocatori fantastici. Quindi il risultato poi è venuto da sé, però la stagione è molto lunga, sappiamo che abbiamo tante partite, quindi da una parte siamo costretti a stare insieme, però non ci siamo mai sentiti, come ho detto, costretti, ma siamo stati veramente bene insieme, per poi arrivare anche ai risultati. Devo dire che sono stato fortunato a sposare il progetto un paio di anni fa con Federico, Luigi e Walter e poi diciamo siamo stati molto bravi secondo me a continuare il tutto. Allora, la difficoltà più grande sicuramente sarà il rientro in campo dopo tanti mesi di inattività per tutti i giocatori perché veramente non c'è mai successo, è una cosa nuova, del tutto nuova e qui starà il preparatore insieme allo staff tecnico a iniziare gradualmente, diciamo, la preparazione. Avremo questo mese di preparazione che poi ci porta alla Supercoppa, quindi al primo impegno ufficiale, il nostro primo obiettivo. E niente, faremo il possibile per arrivare più carichi di tutti sicuramente, però io credo che sia quella la cosa più difficile, proprio rientrare a livello fisico, quindi preparazione atletica. Dopo tanti mesi di inattività. Ma la chiave per il successo sicuramente, secondo me, sarà sempre cercare di trovare il prima possibile l'equilibrio del gruppo. Secondo me noi da una parte siamo avvantaggiati perché abbiamo confermato veramente quasi tutti i giocatori dell'anno scorso e questo secondo me è veramente un vantaggio. Quindi con pochi innesti. Sicuramente altre squadre hanno fatto dei mercati molto importanti, ma questo capita ogni anno. E devo dire che noi invece ci concentriamo sulla nostra squadra, sul nostro lavoro, sui nostri sistemi di gioco e tutto il contesto. Quindi cerchiamo di guardare il meno possibile al di fuori, ma cerchiamo invece di concentrarci sui nostri obiettivi. 6 anni, far parte del club per 6 anni è qualcosa credo di speciale, è più unico che raro veramente. Devo dire che sono fortunato da una parte perché oltre ai risultati ottenuti ho instaurato dei rapporti fantastici che poi mi permettono ovviamente di stare qui. L'affronterò sicuramente con molte motivazioni perché è il sesto anno, però abbiamo degli innesti nuovi come ogni anno comunque, dove dobbiamo, come dicevo prima, cercare di inserirli il prima possibile, che farà quella la differenza, secondo me, poi nei risultati. E magari far crescere anche qualche giocatore molto giovane, come può essere Davide nel mio ruolo, sarà motivo comunque di orgoglio sicuramente. Il sesto anno in una squadra, come dicevo prima, è una cosa rara che non si vede spesso in Italia e poi in un club soprattutto che negli ultimi anni sta dimostrando quanto sia importante il senso di appartenenza. Quindi io credo che questa cosa è la cosa più importante che ci sia.